Buonasera. Ma Marella, secondo stop del campionato dopo Monopoli Bari, le pugliesi non vi portano bene? No, vabbè, ma sapevamo che era una partita difficile per la caratura dell'avversario, però poi alla fine si è rivelata una partita, credo, buona da parte nostra. Le sensazioni dopo i primi minuti erano quelle positive di una partita che non dico che si poteva vincere a mani basse, ma che l'episodio poteva girare magari a nostro favore. E poi nel primo tempo secondo me ci è mancata un po' quella giocata negli ultimi metri dove potevamo essere più incisivi. E il secondo tempo secondo me abbiamo perso un po' di certezze nel momento in cui il Bari magari vuoi su due cross da pallina attiva, su gol annullato, e abbiamo perso magari un po' di voglia comunque di provare a fare qualcosa in più. Ci siamo abbassati, il Bari ha iniziato a palleggiare nella nostra metà campo e da lì magari sono iniziati i nostri problemi, se così si possono chiamare, ecco. Partita abbastanza nervosa, soprattutto nel primo tempo. Ma nervosa, è una partita, no, non dico nervosa, giocata comunque con l'animo che va giocato in uno stadio del genere, contro una squadra del genere, è una partita comunque importante, quindi poi la cosa più bella è sempre l'abbraccio comunque a fine partita, a prescindere da quello che succede in campo, dove può capitare anche di litigare col miglior amico che sia dall'altra parte, quindi. Ci è sembrato di vedere che la Ternana imponesse dei ritmi più alti rispetto alle altre avversarie del Bari. Avete avuto anche voi la stessa impressione al contrario? Non ho capito, scusa. L'impressione che la Ternana imponesse al Bari ritmi più alti. Avete avuto anche voi la stessa impressione che il Bari vada più forte delle avversarie, delle altre? Ma ripeto, se parlo di questa partita, per noi il primo tempo è stata giocata comunque a ritmi importanti, dove credo che abbiamo lasciato poco al Bari sotto questo punto di vista. E forse ho avuto la sensazione di una freschezza da parte del Bari negli ultimi 20 minuti, sicuramente magari superiore, ma spinto, ripeto, da quello che poteva essere l'andamento della partita. Quindi ci teniamo, ecco, questo primo tempo fatto tra virgolette bene. Sappiamo che siamo entrati in uno spogliatoio sapendo dove avevamo sbagliato e cercando quindi di limare il più possibile questi errori. Si è giocato in uno stadio che lei ha sfiorato qualche anno fa, c'era una trattativa col Bari ai tempi della B. Sì, è vero, poi non ci furono i presupposti, però fa parte del calcio, diciamo. Ora gioca con una serie di ex Bari, quindi erano tanti oggi in campo, quindi ma ripeto, come ho detto prima, credo che oggi anche sia il bene del calcio trovare comunque delle piazze. Non auguro sicuramente di rimanere tanti anni in Lega Pro, però avere la possibilità di avere stadi così credo che sia un vantaggio per la Lega Pro. Grazie.